a questo incontro, sono stato per un appuntamento molto importante perché è la parentesima edizione della fiera agricola del Mediterraneo che si organizza a Ragusa. È importante perché quest'anno, proprio quest'anno, rischiava di saltare, cosa che fortunatamente è stata evitata, ma è stata evitata anche grazie soprattutto per gli sforzi del Presidente della Camera di Commercio di Ragusa. Appena eletto si è subito messo in movimento e ha fatto in modo che questa importantissima manifestazione non si fermasse proprio quest'anno. Il Presidente di cui vi ho parlato, che tutti conoscete, è il Dottor Peppino Giannone, che ringrazio. Ed è un traguardo ovviamente non personale, ma di un lavoro di squadra eccellente, svolto in primo piano dalla Camera di Commercio con i suoi funzionari, la dottoressa Giovanna Licitra in primo luogo, ma anche tutto l'apparato della Camera di Commercio, perché il Presidente sia appena arrivato, si è mobilitato e in soli 13 giorni è riuscito a organizzare quello che, non so se avete visto, e c'è qui fuori, ci sono tantissimi macchinari, anche i più moderni nel settore dell'agricoltura, che sono qui in esposizione, ci sono gli animali, ci sono ovviamente i rappresentanti di tante delle eccellenze IPLEA che hanno bisogno di questa vetrina per farsi conoscere. E adesso cercheremo di capire come è possibile fare un ulteriore passo in avanti, e lo faremo alla presenza non solo del sottosegretario alle risorse politiche e agricole del governo nazionale, l'onorevole Giuseppe Castiglione, e di vari rappresentanti di questo mondo antico ma proiettato nel futuro che adesso sentiremo. I saluti sono doverosi, li fa il Presidente della Camera di Commercio di Ragusa, Peppino Giannone. Prego. Scusate, sto seduto. Io cercherò di non usare troppe frasi di circostanza perché ci sono i soggetti, il rappresentante delle categorie agricole e il sottosegretario Castiglione che hanno qualche cosa da dire, da esporre. Più di quanto io voglio dire, io non ho studiato, non avevo imparato prima a fare il Presidente della Camera di Commercio, mi sono trovato in questo a seguito di una serie di vicende che alcuni di voi hanno seguito, mi sono trovato la prima patata calda che era questo qui della fiera, si fa o non si fa. E in modo, devo dire, cioè il venerdì, che è il primo giorno che ho cercato di affrontare queste cose, e il sabato, poi ho scoperto successivamente che il sabato, per indagare, per telefonare, per preparare, tutto il sabato, tutta l'essere di Citra e lo staff sono rimasti lì fino alle 9 di sera senza che nessuno gliel'avesse chiesto, e che hanno visto, io non ho organizzato la fiera, mi sono messo a disposizione delle categorie agricole, degli allevatori, di quelli che volevano la fiera, e lunedì mattina ho detto lì, lo dico non per trarre vanto questa cosa, perché è un modo, sarà il mio, sarà un modo che ha funzionato, visto ora che è anche un po' emozionante il fatto che la gente c'è, la fiera c'è, insomma, è riuscita. In 13 giorni era una cosa che non si poteva fare, non si era nemmeno tentato mai, sembrava impossibile. La mattina, lunedì mattina ci siamo messi con gli allevatori lì e io ho detto, guarda, io sono a disposizione, ditemi quello che devo fare, purché si trovi un accordo reale tra di voi, se non finiamo per l'una ricominciamo alle 4, poi se non finiamo alle 9 stasera ricominciamo domani mattina, fino a quando si trova un accordo. Se non si trova d'accordo andiamo dai giornalisti e gli diciamo che non si può fare, glielo diciamo insieme. Si era raggiunto un primo accordo di mattina, poi c'è stato qualche silenziamento, come nelle cose, giusto? Cioè, e alla fine, sapete, voglio dire questa cosa perché molte cose non abbiamo il coraggio di farle a partire da me, non l'avrei avuto da solo. Hanno voluto fortemente gli allevatori, caricandosi anche una parte delle cose che non spettavano a loro, per esempio il limite di spesa, non si può
deliberare i 100.000 euro, i 110.000 euro senza la gara. Abbiamo fatto la cosa con una delibera sotto i 40.000 euro in modo che da non incorrere nella legge e nello stesso tempo caricando sull'associazione la cosa che si sono assunti questa cosa, che è un impegno che hanno onorato a pieno e ha visto ormai la cosa, ormai siamo al secondo giorno, si è visto un po' come è andato, hanno detto l'impegno di caricarsi una parte anche delle cose organizzative e dell'impegno sia di prendere i box, degli affitti, di riscuotere, di fare tutto nella regolarità, non abbiamo fatto nessuna violazione di legge o altre cose. Questo è una cosa, questo sforzo, questo impegno ha dimostrato anche la cosa che io non sapevo. Siamo in piena crisi, l'agricoltura è in crisi più di altri settori. Se si vuole, in Italia, anche qui da noi, e non è che è finita la crisi perché abbiamo fatto questa cosa. E però noi siamo intanto che l'agricoltura italiana e siciliana, e in particolare quella della provincia di Ragusa, non solo in questo momento è in controtendenza, ma avanti un pochino, risulta dalle statistiche e da tutto. Avanza anche l'occupazione, è l'unico settore che avanza l'occupazione, insieme con quello turistico in questo momento in alcune parti, come da noi. E io ho visto per esempio tanti giovani, fino al ragazzo Floridia di 8-9 anni, che ha avuto l'orgoglio di portare a lui la medaglia. Cioè un impegno che è il futuro, cioè questo. Il fatto che tanti giovani, 25 anni, 28 anni, ragazzi con la laurea, mi dicevano, dicevano, mio figlio è laureato, era lì, problema a me, vestito, non da laurea con la cravatta, con le arciocose, con le vacche, accompagnare, a prendere, a fare, cioè ci stanno mettendo le mani, perché è mettendo le mani nelle cose che si può reggere. Quindi noi abbiamo una volontà, non soltanto in questo momento sta controtendenza di andare avanti, ma abbiamo una volontà di reagire, che io ho visto anche nei produttori di uva la settimana scorsa a Chiaramonte, durante la saga dell'uva, c'è l'orgoglio del prodotto di fare questa cosa così bella come l'uva, di farlo lì, di esporlo, di farla vedere, e di venderla dove prima non si poteva andare più un po' più in là, c'è dei produttori di olio, si avvicina ai produttori di olio, lui vende l'olio a Tokyo. Cioè, questo con orgoglio ci ha contato questa cosa, non soltanto perché segnato un fatto di soldi, di incasso, ma perché sono le strade nuove che i nostri prodotti stanno prendendo e che possono e devono prendere. E allora, per il settore zootecnico, intanto, questo è un momento di consuntivo e di selvaggio. C'è questa questione delle quote latte, poco fa ne parlava il sottosegretario Castiglione, il primo gennaio, stanno succedendo tante cose, la globalizzazione porta alla liberalizzazione del mercato del latte, con tutti i rischi che questo presenta. E però noi abbiamo già chi naviga in mare aperto, ci sono gli esempi positivi di nicchie di mercato che possono essere affrontate con successo da parte dei nostri. Noi a questa aspettativa, intanto, perché questa manifestazione si svolgesse in pieno, abbiamo voluto rispondere con il massimo di disponibilità, cioè assecondando questa spinta che andava anche oltre, diciamo, il possibile. Abbiamo fatto un po' di più del possibile, non l'impossibile, ma il possibile portato alle estreme conseguenze. Quindi le cose si possono fare, anche competere si può. Io voglio ringraziare in questo momento, perché è doveroso ringraziare i partner che ha avuto la Camera, il Comune di Ragusa, che è stato al nostro fianco anche in tutte queste cose dall'inizio alla fine, con l'assessore Maltorana che è il sindaco, il consorzio provinciale allevatore che si è caricato più di quello che era successo in altri anni e, diciamo, corrispondendo appieno alle aspettative.
e tutti i componenti del comitato di coordinamento della Fiera Agricola Mediterranea, da cui siamo partiti a partire da lunedì mattina, che, di cui fanno parte anche le associazioni delle categorie del settore agricolo, che adesso sono qui presenti e parleranno dopo di me a introdurre questo dibattito. E ultima cosa che voglio dire è che questo momento, questo sforzo anche economico, è anche più gravoso nell'atmosfera di nubi che si addensano sulle Camere di Commercio. Le Camere di Commercio sono state colpite recentemente dal provvedimento della legge, ormai di una legge già in atto, col taglio del 35% nel 2015, del 40% nel 2016, del 50% nel 2017 delle quote associative, che sono l'unica fonte di entrata alle Camere. Aggravata questa cosa in Sicilia dal fatto che in Sicilia, scusate se io parlo anche di queste cose, perché dobbiamo amministrare questa casa, dobbiamo pensare all'anno prossimo se e come faremo le cose. E in Sicilia le Camere di Commercio da bilancio pagano anche la pensione degli ex dipendenti, che costano altrettanto quanto gli attuali dipendenti, diciamo, in servizio. E i bilanci non si chiudono così in Sicilia. C'è stato già dei primi contatti con il Parlamento nazionale, ci sono ancora contatti, perché la legge che invece riduce il numero delle Camere di Commercio, che è un'altra questione, è una legge che invece è in discussione, e da cui può venire fuori per la Sicilia l'ipotesi di riportarla da 9 a 3. Sono cose di cui bisogna parlare, qui la Camera di Commercio ha organizzato questa cosa, non possiamo sottacere questa cosa. Cioè, come saremo tra 6 mesi, come saremo l'anno prossimo? C'è qualcuno che diceva, ci cominciamo a preparare la fiera dell'anno prossimo fin da subito, perché? No, non lo sappiamo, addirittura nemmeno se ci saremo l'anno prossimo. E quindi noi dovremmo affrontare questo dibattito, partecipare, dire la nostra. Intanto oggi siamo oggi la nostra cosa, la cosa è andata bene. Stasera abbiamo avuto, voglio ringraziarla pure, anche se sono loro per cosa loro, che è giusto per te. Abbiamo avuto la visita e quindi la partecipazione alle cose nostre, a dare un'occhiata dei corinicoltori. È una parola difficile, che non la sanno, non si trova tanto comune, sono i coltivatori di nocciole, dei nero, da Ucria, le zone lì intorno, sono venuti stasera una settantina per conferire dare un'occhiata alla nostra fiera, per conferire con l'onorevole sottosegretario, l'onorevole Castiglione, per alcune questioni che hanno loro. Noi, con un'agricoltura siciliana che si stringe a se stessa, con il resto dell'economia siciliana, che deve reagire rispetto alla crisi, che qui si palesa in generale più pesante che altrove, dobbiamo puntare sulle cose che sappiamo fare, sulle cose che sappiamo immaginare e che abbiamo dimostrato di saper fare, ma anche quello che possiamo immaginare, possiamo inventare per accelerare il passo e per uscire nel modo migliore da questa crisi, meglio di come eravamo prima. Dopo il saluto del Presidente della Camera di Commercio di Ragusa, Giuseppe Giannone, che organizza in primo piano questa fiera agricola, perché il sano realismo lo ha portato a dire, lui da grande esperto del mondo del lavoro, lo ha portato a dire chiaramente, come
stanno le cose, e le cose non stanno affatto bene. Però è necessario comunque lanciare un... forse c'è qualcuno che ha distratto, non è molto interessato. Riprendendo la parte centrale del discorso del dottore Giannone, noi siamo qua anche per raccogliere l'eredità del futuro e lasciarla perché migliori e vada avanti anche in questa terra. Il tema di questo incontro è la transizione dell'agricoltura verso la globalizzazione, che sembra una cosa complicata, ma in realtà è la sfida con cui qualunque settore lavorativo oggi deve misurarsi, perché un mondo arcaico, la parola agricoltura soltanto a sentirla nominare nella nostra mente si forma in automatico il pensiero di qualcosa di che non c'è più o che rischia di soccombere rispetto ad altre economie. Parliamo della green economy, assolutamente, di energie non invasive o che comunque rispettino l'ambiente, l'e-commerce, il commercio digitale. E sembra una cosa in apparente contraddizione con un mondo fatto di concretezza, che è l'esatto contrario del mondo virtuale che si sviluppa e viaggia oramai attraverso internet. Ma è una sfida che anche questo territorio fortemente e anche utilmente penalizzato dai gravissimi ritardi infrastrutturali deve fare i conti. E visto che, come ha opportunamente ricordato il presidente Giannone, è un settore che comunque sta attirando sempre più giovani, l'agricoltura non è più soltanto quel mondo che appartiene ai nostri genitori, ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, assolutamente no. E tra l'altro siamo qua per discutere del perché un'eccellenza come quella Iblea debba trovare difficoltà a imporsi in un mercato dove invece primeggiano prodotti infinitamente peggiori di quelli nostri, ma ben venduti, perché sono venduti bene attraverso i nuovi canali, attraverso i nuovi contatti internazionali, attraverso lo sviluppo di infrastrutture che consenta a queste merci prodotte qui con la fatica, il sudore della fronte e con tanta passione, perché lasciatemi dire, io l'ho vista personalmente, la passione di chi lavora la terra con le proprie mani. Allora, la transizione dell'agricoltura verso la globalizzazione è il tema. Lasciatemi salutare il questore di Ragusa, il dottor Giuseppe Carmino, il capo di gabinetto della prefettura di Ragusa, il dottor Massimo Signorelli, il deputato regionale Giorgio Assenza. E tra poco sentiremo anche la senatrice Venera Padova per un breve saluto, perché ha un impegno a Scicli. Ma adesso un saluto lo chiediamo al capo di gabinetto dell'assessorato regionale all'agricoltura, Antonio Parrinello, che invito a venire qui sul tavolo. Tra poco ci saranno anche una serie di interventi programmati, brevi, rapidi, perché vogliamo sentire qual è la risposta del governo, qui rappresentato dall'onorevole Giuseppe Castiglione. Intanto sentiamo il rappresentante del governo del Paese. Sì, intanto grazie pure all'invito, io porto il saluto del presidente della regione, del governo, dell'assessore reale, che si trova in questo momento a Torino. C'è un importante evento che riguarda anche la nostra agricoltura, c'è il Salone del Busto, c'è Terra Madre, c'è il luogo dove le eccellenze, diciamo, hanno visibilità a livello mondiale. Noi vediamo come Sicilia e le nostre eccellenze avranno visibilità anche in futuro, per questo non è, diciamo, un'assenza di circostanza, ma un'assenza per un evento assolutamente importante. E poi volevo l'occasione per complimentarmi con gli organizzatori, perché avete fatto un miracolo, come solo gli agricoltori ritengo sanno fare, riuscire in così pochi giorni a festeggiare il 40° compleanno di buon auspicio anche per il futuro. Noi come governo pensiamo che la Sicilia deve continuare a puntare sull'agricoltura. Senza questo settore ritengo che l'economia dell'isola avrà grandi difficoltà. Però siamo il tema di questo convegno, lo sposo in pieno, lo sposo l'assessore, non so se avete visto qualche giorno fa una sua intervista dove proprio poneva questi temi. Cioè, l'agricoltura siciliana deve cambiare passo. Secondo noi la globalizzazione non è un problema.
problema o una tragedia, ma una grande opportunità su cui le eccellenze siciliane sicuramente possono trovare grande spazio. Però è chiaro che noi come sistema, non solo la politica ma anche le imprese devono fare il loro lavoro e tutti in sinergia dobbiamo cambiare completamente passo. Io penso che l'agricoltura siciliana ha bisogno di una profonda, diciamo, trasformazione strutturale. E noi ci siamo inseriti da pochi mesi e con l'assessore ragionavamo sul fatto che abbiamo dovuto in 4 mesi sopportare 2 finanziarie che sono state quasi tutte incentrate sulle emergenze, di forestale, di risorse di bonifica, l'ARAS di cui discutevamo prima, però solo a furia di emergenza, diciamo, non andremo avanti, tant'è che proprio chiusa questa prima fase inseriremo a giorni tutta una serie di tavoli di lavoro dove vogliamo discutere di sviluppo, vogliamo discutere di quali sono gli spazi che la nostra agricoltura può occupare nel mondo, e a noi il mondo globalizzato non deve fare paura. Per questo auguro tantissimi anni ancora a questa fiera e tantissime buone cose all'agricoltura siciliana. Grazie. Grazie, dottor Antonio Marinello, capo di gabinetto dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Sicilia. Per un breve saluto invito a venire qui al tavolo la senatrice Venera Padua, che ha un po' un impegno a Scicli. Assolutamente. Prego. Si accomodi. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Io chiedo perdono, appunto, ma sapete, la Pepe Greco a Scicli è un evento conosciuto ormai a livello internazionale, molto importante per questa nostra comunità, e quindi, come vedi, sottosegretario, abbiamo una provincia e per crescere sotto tutti. Diciamo, sai, perché magari chi non frequenta l'ambiente sportivo pensa che sia una persona. Pepe Greco è il nome di un trofeo, certo, di atletica leggera di livello internazionale, anche dalla grande tradizione, quindi è anche giusta una presenza istituzionale. Una presenza alla città, alla comunità. Allora, intanto io felicissimamente voglio ringraziare tutti quanti, soprattutto nella persona intanto del nostro presidente, che veramente ha fatto i miracoli. Non ci torniamo a dire, ma bisogna dire che lui, un ottimo presidente, evidentemente, ma uno staff straordinario, perché ha coadiuvato e la collaborazione di tutti. Io vorrei soltanto essere positiva e dire quanto straordinario è questo territorio. Ancora una volta, con questo si dimostra ancora una volta la generosità e l'operosità di questa terra. Non è piaggeria, qui si produce l'eccellenza, non solo della Sicilia, ma del nostro paese. E credo, e lo credo fortissimamente, che un momento così importante come quello in cui stiamo vivendo, diceva il nostro moderatore leggendo il titolo, quasi l'agricoltura carica, naturalmente non è così, perché è il lavoro dei giovani, perché si sta investendo, perché si deve investire, perché se non investiamo non c'è più speranza, perché l'Expo è adesso, non è fra 1000 anni, è ora, e noi questo treno non lo possiamo perdere, è veramente una vetrina straordinaria. Se noi pensiamo, e io lo dico con passione e con convinzione, alla straordinarietà dei nostri prodotti. Ho incontrato poco fa delle persone prima di venire qua, diceva, ho portato il caciocavallo a Firenze, ogni volta che mi tagliano un pezzetto lo potevano sempre un altro pezzetto, perché dove si trova il nostro caciocavallo? Ma potremmo dire cioccolato, potremmo dire le nostre pomodorine, potremmo dire tutto, di tutto. È possibile che non riusciamo a far sistema? Questo è il problema, secondo me, no? Lo sappiamo, abbiamo necessità di fare sistema, e io credo che questo sia il momento. Non la voglio fare troppo lunga, però i soldi che stanno arrivando con la PAC, i 7 miliardi e 400 milioni all'incirca, se non vado errata, di soldi che possono arrivare, e questo lo dico al sottosegretario, lo dico a me, e sono certa che questo governo deve dare veramente un cambio di passo fortissimo. Non è possibile, e lo dico, forse mi potrò conquistare anche delle antipatie, però io sono onesta, assolutamente dico le cose che penso. Non è più possibile pensare di parcellizzare questi soldi, di accontentare tutti e di fare l'assistenzialismo che spesso è stato fatto anche nei nostri territori. Non se ne abbia nessuno. Bisogna fare sistema, bisogna veramente far sì che quel bambino di 8 anni possa formarsi, possa studiare e possa restare nella nostra terra. Bisogna che l'orgoglio, che la volontà che i nostri giovani e le nostre giovani ci mettono in tutto questo, la passione, possa essere premiata dal ritorno. Bisogna che il nostro governo innanzitutto metta in atto quello che sta lavorando, a cui si sta lavorando il sottosegretario di là, che si faccia per esempio un registro unico,
che si facciano i controlli e non si vada sempre nella stessa azienda, che se io vado in un'azienda lo racconto al mio collega che si occupa di un altro, noi ci andiamo 85 nello stesso posto, non so se nella fretta di dire le cose, in tutto che si facciano i controlli perché non andiamo sempre là 80.000 persone a fare la stessa verifica, perché stressiamo le persone, le facciamo stare in ansia e non abbiamo un buon rapporto, invece creare un rapporto di fiducia premiale, sì lo so che lo stiamo facendo di cose, voglio dire, ma diciamocele queste cose, perché ancora purtroppo nella prassi non vengono concretizzate, le facciamo, e questo voglio dire che è un governo che ha cambiato passo. Allora io credo fortissimamente che questo è un momento di cambiamento, ora o mai più. E poi il discorso del digitale, ho visto che si parlerà di questo, anche questo, se non ora quando? Cioè noi dovremmo veramente, si parla di infrastruttura digitale, no? Parliamo di banda larga, noi abbiamo ancora il problema delle infrastrutture, quelle proprio terra terra, diciamo, no, noi ci colleghiamo ancora le nostre strade, la nostra autostrada, non sto qui a piangere, però siccome abbiamo una straordinaria potenzialità di territorio, di specificità, di unicità, il cibo italiano è diventato status simbolo. I paesi emergenti, pensiamo alla Cina, pensiamo al Giappone, pensiamo all'India, vogliono gustare i nostri prodotti. Abbiamo un'occasione veramente unica. Quindi credo che quello che è successo qua oggi, cioè questo miracolo che Peppino ha realizzato con la squadra, naturalmente che l'ha coadiuvato, possa essere traslato in tante cose, in tanti avvenimenti, in tante occasioni che potremo vivere insieme e dare veramente un segno di cambiamento, perché noi non possiamo perdere tutto questo, abbiamo il meglio, e per ciò che riguarda la Camera di Commercio, come ben sai, abbiamo avuto anche occasione di confrontarci anche con il senatore Bagliati 15 giorni fa quando è venuto a Scipi sulle riforme istituzionali eccetera. Io penso che ci dobbiamo impegnare tutti insieme a far sì che questa realtà preziosa, perché è qui che si produce il massimo prodotto, adesso io numero non me le ricordo, ma che c'è dubbio che la zootecnia è quella più importante, penso, della Sicilia, la nostra e forse del sud Italia, e lo stesso dicasi per la produzione ortofrutticola. Quindi come si può pensare di penalizzare questa provincia in questo senso? La risparmio, si parla a spendere più, però bisogna, piuttosto si chiude un'altra cosa di commercio, ma non lo dico per campanilismo, lo dico perché qua veramente ci sono i numeri, credo che siamo al 70% della produzione per ciò che riguarda, per quello che so io, per ciò che riguarda l'ortofrutta. Quindi ancora un grazie, vi chiedo scusa se io per 10 minuti purtroppo devo andare, non vado a correre perché non ne ho nel fiato della capacità, però è necessario, insomma è giusto anche essere presenti. Grazie e buon lavoro. Grazie. Senatrice Venera Carlo, ricordiamoci che appunto i nostri rappresentanti istituzionali sono quello che ci rimane in realtà, perché se manca una firma in una carta o se ce n'è qualcuno in più o qualcuno in contrasto con un'altra, non si va da nessuna parte, quindi alla fine i nostri rappresentanti eletti da questo territorio al Parlamento, al Senato, al governo della regione siciliana, sono in realtà le persone su cui noi dobbiamo fare affidamento per far sì che il lavoro di questa terra non venga vanificato, venga scavalcato, venga declassato rispetto a prodotti, come dicevo poc'anzi, hanno letteralmente invaso anche il territorio delle eccellenze ragusane, ma di questo magari ne riparliamo dopo, ma ricordiamoci che il baluardo principale a difesa di questa nostra economia sono loro, quindi i nostri interlocutori principali sono i nostri deputati, senatori, deputati regionali. Sentiamo adesso Enzo Cavallo, presidente del coordinamento delle eccellenze IPLEE agroalimentari, che ci dirà adesso come sono le prossime tappe di questa neonata struttura. Buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera sottosegretario, io sento il dovere di rimarcare la capacità che ha contraddistinto Camera di Commercio e Associazione Lavoratori per mettere su questa fiera, che è una mellina, che è un appuntamento annuale, che quest'anno celebra il 40°. Mi scusi, provi a mettersi da questo lato, forse ci sono meno interferenze. Ha fatto bene chi ha ricordato l'Expo. Io sono stato uno che
recependo quello che veniva dal mondo della produzione, mi sono un po' intestardito perché la fiera si facesse, proprio perché siamo alla vigilia delle scuole. E poi mi fa piacere che la Camera di Commercio ha voluto inserirmi fra coloro i quali dovranno dire qualcosa, perché ho l'onore di rappresentare il coordinamento delle eccellenze ebree, che è una creatura nuovissima. In questa terra non abbiamo soltanto le eccellenze, ma abbiamo anche l'organizzazione, i consorzi di tutela, gli strumenti, i controlli, perché le nostre eccellenze possono essere marchiate, tracciate, così come oggi sia il produttore che il consumatore giustamente pretendono. Quindi, oltre che per presentare le eccellenze ebree, anche se l'occasione è ghiotta o sarebbe ghiotta per dire tante altre cose, approfittando anche delle autorevoli presenze e del fatto che la settimana prossima avremo un incontro con l'assessore sui temi drammatici della nostra agricoltura, però io mi limito a dire che il mondo dell'agricoltura aspetta delle risposte, risposte dalla politica, risposte da un mercato che si è globalizzato, ma non può continuare a essere senza regole o in una condizione tale dove le nostre eccellenze spesso vengono sacrificate a produzioni che non sappiamo né come sono fatte né da dove vengono e così via. Allora, se da un lato viene voglia di esternare l'appello alla politica per una maggiore attenzione allo sforzo dei nostri imprenditori, che anche in questa fiera hanno dimostrato il loro valore, però dobbiamo fare in modo che non debbano essere ricordati o apprezzati soltanto nel giorno della fiera o in occasione della fiera. Specialmente nel mondo zootecnico, nel mondo della nostra zootecnia, noi sappiamo che ci sono imprenditori che si sono superati nella qualità, producono ottime produzioni, c'è il miglior latte di qualità che il sistema zootecnico può garantire dall'intero meridione, si produce un ragusano DOP di straordinario valore, però alla fine i conti non tornano. E quindi, se da un lato c'è da fare l'appello ad una politica più attenta, dall'altro lato c'è da mettere ordine nei mercati. Col coordinamento delle eccellenze noi stiamo cercando di dare concretezza a quella parola che già qui è stata citata da qualcuno, cioè fare sistema, riuscire a produrre per un mercato interessato ad una produzione e capace di garantire tracciabilità ai consumatori. Abbiamo fatto un discreto lavoro. Noi a Ragusa abbiamo 5 consorzi di tutela, c'è il ragusano, c'è il l'olio Montiblei, c'è il cerasuolo di Vittoria, unico vino di OGC del Meridione, c'è la carota di Ispica, c'è il cioccolato di Monica, abbiamo l'uva di Mazzarrone, abbiamo il pomodorino che ancora non hanno aderito ufficialmente ma hanno dato la loro disponibilità. Perché questo? Perché pensiamo che con questo risolviamo tutti i problemi dell'agricoltura. Ci sono le organizzazioni, avranno modo di esternare per il loro pensiero e anche per formare le loro posizioni e le loro richieste. Però un mercato che riesce a dare le risposte a chi produce bene, a chi si impegna e chi fa qualità, credo che sia un punto di riferimento che non può più essere ignorato o sacrificato nel nome di una globalizzazione. Lo sforzo è mirato a questo. Ripeto, abbiamo Expo 2015, c'è il capo di gabinetto dell'assessore, io rappresento anche un distretto produttivo, si dicono tante cose, Expo è alle porte. I sacrifici dei nostri imprenditori meritano di essere messi in vetrina, non solo a Ragusa, dove purtroppo non sempre poi le notizie arrivano come dovrebbero arrivare a livello regionale, a livello nazionale, però essere nella vetrina di Expo vogliamo essere a pieno titolo, non per fare la passerella tanto per esserci, ma perché la nostra gente lo merita, i nostri imprenditori lavorano per questo e i sacrifici sono enormi, le difficoltà sono enormi. Se la crisi interessa tutte le imprese,
sappiate che in agricoltura la crisi è ancora più marcata, sappiate che per la zootecnia la crisi è ancora più marcata, anche perché il problema delle quote latte a cui faceva riferimento il Presidente della Camera di Commercio non è un problema ma è un dramma. 20 anni dalla battaglia per avere le quote latte, ora abbiamo bisogno di fare la battaglia per difenderci dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione del mercato. Bisogna puntare sulla qualità. Sulla qualità stiamo lavorando, stiamo cercando di organizzare i produttori dei singoli settori, qui siamo soprattutto nel settore zootecnico, abbiamo messo insieme tutti i produttori di Ragusano, stiamo cercando di invogliarli a fare un sistema per poter essere presenti alle Expo e alle fiere con la possibilità di avere prodotto disponibile, perché spesse volte manca il prodotto da poter commercializzare. E mentre per il latte la concorrenza si farà dura, con Ragusano io sono fiducioso che noi possiamo sfondare meglio perché il mercato è interessato, però nella globalizzazione ci vogliono le grosse quantità, c'è bisogno di fare sistema, c'è bisogno di essere organizzati, c'è bisogno di reagire a quegli egoismi che oggi purtroppo ancora ci prendono. Allora se gli allevatori hanno dimostrato tanta voglia di fare la fiera, non era soltanto quello di farsi fotografare o essere lì a dimostrare puntualmente come ogni anno a fare la sfilata degli animali o la meccanizzazione o l'agroalimentare. Qui c'è la voglia di dimostrare che questa provincia vuole continuare a essere l'isola nell'isola, vuole continuare ad affermarsi per ciò che sa produrre, per ciò che sa esprimere, per ciò che oggi si sta facendo. Però approfittando ancora una volta, assessore Castiglione, che ringrazio sempre per la disponibilità. Ah, scusi. Sottosegretario, noi ci siamo visti a Liconia tempo fa. Io faccio l'appello che ho fatto là. Non ha grande significato il fatto di fare la qualità, magari di marchiare, di tracciare e così via, quando noi vediamo che nel nostro territorio, do un dato che per me non può passare inosservato. Noi importiamo qualcosa come 10 milioni di 11 milioni di quintali, di chilogrammi di cagliate estere che arrivano nei nostri caseifici e nessuno lo può impedire. Però viva Dio, bisogna impedire che escono come prodotto in pleo. Noi non possiamo pensare che il nostro produttore di Ragusano, con tutto quello che fa in termini di sacrifici, in termini di qualità, in termini di controllo, in termini anche di penalizzazione, alla fine si trova nel supermercato schierato insieme a tutta una gamma di produzioni che solo per il fatto che vengono impastate nella provincia di Ragusa escono come prodotto in pleo. La massaia, mia moglie per prima, nella confusione, quando non vede chiarezza, alla fine sceglie il prezzo. E purtroppo la qualità ha un costo e non può essere competitiva col prezzo. Allora è vero che non si può impedire l'importazione, però bisogna sancire il principio che nella etichetta deve essere messo che proviene dall'estero, che proviene da fuori, che non è prodotto siciliano. Con Distretto abbiamo fatto il marchio dei latticini siciliani, del latte e del formaggio siciliano. Mi auguro che con l'assessore Reale possiamo raggiungere quell'obiettivo che non voglio io, vogliono i produttori, perché vogliono continuare a operare onestamente e soprattutto a essere sottratti dalla concorrenza sleale, che oggi purtroppo esiste. Su questa questione noi stiamo cercando di fare sistema non soltanto mettendo insieme i produttori, ma mettendo insieme anche i meccanismi, le istituzioni, gli uffici annonari, perché su queste cose vadano fatti i controlli e così come avviene per gli altri prodotti, anche per i latticini ci deve essere una chiara netta distinzione. In questo senso la Camera di Commercio ha avviato delle iniziative per il Ragusano e noi stiamo cercando di assecondare questa iniziativa, perché nel sistema Unione Camere noi possiamo trovare anche il collegamento per essere presenti nel paese, perché con i nostri prodotti non abbiamo nulla da temere con ciò che viene prodotto da altre zone, abbiamo delle specificità. Quindi quando io mi rivolgo al sovrano dico che bisogna vedere
come tracciare meglio i prodotti, etichettarli correttamente e soprattutto esercitare i controlli in maniera tale che non si garantisca solo il produttore, ma possa essere garantito anche il consumatore, che deve sapere quando compra un prodotto, deve sapere la sua origine, deve sapere la sua caratteristica organolettica e deve sapere anche la materia prima da dove proviene. Grazie. Grazie, professor Cavallo. Abbiamo sentito un po' di quella passione di cui parlavamo nel lavoro. Vi prego, per piacere, se siete in sala, facciamo in modo che i presenti restino concentrati. Adesso parliamo di, del cosiddetto step nuovo, cioè di cominciare a entrare in questo mondo purtroppo ancora non ben conosciuto in questo territorio, vale a dire il mondo digitale. Sull'idea lanciata a livello nazionale, ma la provincia di Ragusa, la Camera di Commercio di Ragusa è l'unica in Sicilia che ha raccolto questa proposta. Quindi adesso sentiamo del progetto lanciato dalla Camera di Commercio di Ragusa, si chiama Eccellenza in Digitale, sono alcune, due credo, che cominceranno a provare a entrare nel sistema dell'e-commerce. Ce ne parla la dottoressa Giulia Maria Rubino, che è consulente Digital Strategist. Grazie. Sento. Sono Giulia Rubino, sono dottoressa in comunicazione e pubblicità. E sono qui per recupero di questo progetto Medicina Digitale insieme a mio collega il dottor Antonio, che non è potuto essere cambio. Sì, mi sposto. Scusate. Dicevo che insieme a mio collega, dottor Andrea Vaticani, mi occuperò di questo progetto, seguita la dirigente camerale, la dottoressa Giovanna Licitra. Il progetto Made in Italy Eccellenza Digitale è un progetto che nasce dalla collaborazione di Union Camere e del colosso del web Google. Un colosso, ripeto, perché è una multinazionale a 240 miliardi di dollari che per la prima volta nella sua storia investe in un solo paese, appunto l'Italia. Perché lo fa? Lo fa perché l'Italia ha delle grandi potenzialità, ha visto delle grandi potenzialità nel mercato italiano e nel Made in Italy, nelle produzioni d'eccellenza del nostro paese, e la Camera di Commercio di Ragusa ha colto appunto al volo questa occasione, è stata l'unica in Sicilia che è riuscita a partecipare a questo progetto. Un progetto che l'anno scorso è stato attuato in via sperimentale con 20 giovani esperti di comunicazione digitale che hanno digitalizzato altrettanti distretti industriali. Quest'anno è stato ripetuto ed allargato, visto i grandi risultati ottenuti, a 52 camere di commercio in tutta Italia. Siamo in 107 e ci occuperemo di digitalizzare il Made in Italy di qualità. È rivolto soprattutto all'enogastronomico e all'artigianato. La Camera di Commercio di Ragusa ha puntato su questo progetto perché appunto vede le potenzialità del territorio ragusano, del Made in Sicily, quali possono essere appunto quelle sviluppate da una maggiore attenzione alla comunicazione digitale. Qua stiamo parlando non soltanto di avere un bel sito, stiamo parlando di avere un sito che funzioni, che sia tradotto, che abbia uno spazio per la vendita online, che sia raggiungibile, non mi annoierò con questioni tecniche, ma i consumatori devono essere in grado di arrivare al mio prodotto anche se non lo conoscono. Tanti strumenti, oggi il web ci offre anche tanti strumenti e tecnologie spesso gratuiti che però le aziende non conoscono e quindi non utilizzano. Io e il mio collega saremo qui per aiutare e supportare le imprese a utilizzarli, a sfruttare questa potenzialità. La Camera di Commercio di Ragusa ha individuato due prodotti che sono appunto il ragusano DOP e l'olio d'oliva Monti Blade DOP.
per iniziare questo intervento, due prodotti che forse meglio di altri magari rappresentano il Made in Sicily. Ricordo, i prodotti DOP sono dei marchi europei che garantiscono non soltanto l'origine del prodotto, ma anche quei fattori umani che stanno dietro la produzione. Si tratta quindi di qualità al 100%, non soltanto di prodotti che vengono dalla Sicilia, ma di tradizioni, di produzioni tradizionali che appunto hanno quelle caratteristiche di qualità, genuinità, eccellenza, che sono appunto le caratteristiche che all'estero consumatori sempre più informati, sempre più consapevoli, cercano nei nostri prodotti. Noi siamo l'Italia, 250 etichette DOP, è il primo paese in Europa ad avere queste per numero di etichette. L'importante, insomma, il lavoro che bisogna fare è anche far conoscere questi prodotti, perché all'estero non è così conosciuto il marchio DOP, e renderli irraggiungibili. Quindi quello che faremo per 6 mesi qui in Camera di Commercio sarà aiutare le aziende ad avere delle consulenze specifiche, delle formazioni digitali per avere una strategia web integrata, per sfruttare tutti gli strumenti che l'internet mette a disposizione delle aziende, e quindi avere delle consulenze formative sulla comunicazione digitale, ma anche delle consulenze ad hoc ad ogni azienda, alle aziende più ricettive. E quello che volevo dire, questa è una breve presentazione del progetto. Il progetto verrà presentato con un evento specifico il 22 d'ottobre presso la Camera di Commercio. Uscirà un comunicato stampa, vi comunicheremo orari, eccetera. Sul sito della Camera potete trovare le prime informazioni sul progetto che è appena stato lanciato. Le aziende sono già arrivate le prime manifestazioni di interesse, quindi invito, se ci sono produttori di Ragusano DOP, di olio d'oliva Montiprei DOP, a visitare la pagina del sito della Camera di Commercio e inviarci una manifestazione di interesse, e a consultare, se volete, qualsiasi di voi, la pagina Facebook Made in Italy Eccellenza Digitale Sicilia, scusate. E per il resto io sarò qua se qualche azienda vuole qualche informazione in più. Penso di aver detto tutto, grazie del tempo. Grazie, in bocca al lupo complimenti senz'altro, anche per essere entrata in questo mondo, dicevo, anzi, sconosciuto. Dobbiamo, anzi, vi devo invitare ad essere un po' più concisi, in maniera che sentiamo le persone che si sono iscritte, cambiando un attimo la scaletta e consentendo a dei partecipanti che sono venuti da lontano, da Messina, sapete quanto è lontano arrivare a Messina? Stiamo parlando di centinaia di chilometri, e purtroppo in territorio come questo sembrano e sono veramente un problema. Invitiamo a parlare dei produttori di nocciole, Enzo Nocciolo, Rino Marzullo e Lino Ferro, credo, ci sarebbe una sola persona che parla anche a nome delle persone che ho citato. Prego. Mi raccomando, la sintesi, così sarò estremamente breve. No, brevissimo, perché capisco che il nostro problema non interessa tanti. È un problema al contrario. È la prima volta, forse, che succede che dei produttori non chiedono sussidi, ma chiedono ben altra attenzione, cioè che l'attenzione che deve essere rivolta al territorio. Noi siamo un po' amareggiati perché sul nostro territorio, per ora, che è un territorio che comprende 23 comuni sui Nebrodi, non so se lo conoscete i Nebrodi, ma anche i Nebrodi hanno tutte le eccellenze che vanno dal primo Nero dei Nebrodi, da loro dove arriva tutta, eccellenze che sono anche presenti al suo punto, quindi eccellenze che non sono inferiori, ma quantomeno alla parte di quelle che abbiamo sulle blè. Tra l'altro abbiamo scelto di venire qua perché
la nostra solidarietà va data agli allevatori e a tutti coloro i quali hanno problemi in agricoltura, perché noi sostanzialmente cosa vogliamo? Vogliamo che il problema che abbiamo noi, che è quello dei ghiri, il ghiri è un roditore che ha messo in ginocchio i produttori di nocciole. Cioè dire, ci sono danni in queste droghe che raggiungono l'80%, il ghiro distrugge l'80% di produzione. Allora questo ci va rabbia, perché le istituzioni, anziché interloquire con gli attori del territorio che sono i produttori, possibilmente vanno a interloquire con qualche barone che probabilmente ha altri interessi che non quello degli allevatori. Noi abbiamo due grossi problemi, che sono quello dei chile e quello del ciliciato. Per ora l'assessore reale si è concentrato sul ciliciato, ma è sicuramente importante la lotta al cimiciato, ma a noi interessa attualmente la lotta ai ghiri, perché fa la lotta... Cos'è il cimiciato? Come? Cos'è il cimiciato? Il cimiciato è un insetto che non fa altro che guastare la nocciola, la fa diventare amara, quindi non la fa diventare un prodotto di eccellenza, perché lo viene danneggiata, e quindi non solo il prodotto ma anche la produzione viene danneggiata di questo insetto. Però il discorso qual è? Se non riusciamo a raccogliere le nocciole, a chi gliela facciamo la lotta al ciliciato? Qual è la domanda? La facciamo ai chili, così diventiamo un prodotto ancora più gradevole? Io ritengo che bisogna dare priorità alla lotta ai chili, perché siamo in piena emergenza e le emergenze vanno affrontate con strumenti di emergenza. Ci rivolgiamo qua al nostro sottosegretario di Stato, il quale già è stato sui deboli ed è stato uno dei primi a tentare un approccio con nocciolette. Da una sua iniziativa di legislativa regionale abbiamo iniziato a recuperare i nocciolette, perché bisogna fare la storia, perché altrimenti non si capisce, cerco di essere brevissimo. Fino agli anni 80 i nocciolette erano l'unica fonte del reddito che c'era sui deboli. Chi aveva 2 ettari di noccioleto riusciva a tirare avanti una famiglia con 3 figli, 4 figli, li manteneva all'università, li studiava, e abbiamo anche delle intelligenze non indifferenti. Cioè, dagli anni 80, quando la nocciola turca diventa competitiva, perché anche qua i nostri politici sono sempre attenti, hanno fatto in modo che la nocciola turca entrasse in questo nostro commercio, aumentando il livello di aflatossina da 4 a 10, quella nostra, quella siciliana, arriva appena al 2-3. Cioè, quindi per far entrare nel nostro mercato hanno pensato di aumentare questo, ma lasciamo stare questo, andiamo oltre. Da questa iniziativa legislativa riusciamo a recuperare un po' i noccioletti. Oggi, con una misura che siamo riusciti a fare, gli attori del territorio, cioè dei produttori, insieme alle categorie che rappresentano i produttori, che sono gli agronomi, che è la controcultura, che è l'Associazione Nazionale Città della Nocciola, che è la Comunità della Nocciola, siamo riusciti a recuperare su 15.000 ettari, quasi 9.000 ettari di noccioletti. Recupero significa toglierle, diciamo, all'abbandono, restituirle ai paesaggi, eliminare gli incendi. Guarda caso, da 2 anni nel nostro territorio non si dedica più un incendio. Abbiamo fatto una lotta forte ai dissesti idrogeologici, quindi oggi siamo riusciti, con i prezzi di oggi, le condizioni congiunturali di oggi, ci permettono di fare impresa. Se noi riusciremo a raccogliere le nocciole oggi, chi ha 2 ettari o 3 ettari può fare impresa. Noi abbiamo tanti giovani che stanno scommettendo sul nocciolo e ce ne sono parecchi qua, e perché vogliono fare impresa. Perché altrimenti si fanno sempre gli affari delle botteghe, loro lasciando e trascurando quelle che sono le esigenze dei nostri produttori. Cioè, quindi il nostro appello, mi rivolgo anche al capo del gabinetto dell'assessore reale, è quello di prestare un'attenzione maggiore a quelle che sono gli attori principali, che sono i produttori, sono il rappresentante del produttore. Un soggetto non può rappresentare il produttore di 9.000 ettari del terreno, può rappresentare appena con il suo interesse. Anche sulle altre cose del cimiciato ne parleremo dopo. Io sono convinto che il nostro sottosegretario farà la sua parte, perché le emergenze vanno affrontate con uno strumento di emergenza, e sicuramente non mancherà al sottosegretario per quanto riguarda lo Stato, e penso che anche il nostro assessore, insieme alla deputazione nostra, ci convocherà per avvertare
anche noi la possibilità di poter esprimere quello che sono, il nostro commercio, e possibilmente di fare qualche idea, così come siamo stati capaci in passato a fare qualche provvedimento che abbia interessato il territorio a fare un grandissimo risultato e quindi dare la possibilità al nostro dottore di ritornare a Verona. Grazie. Grazie. Grazie per la sua testimonianza, per la strada che avete impiegato, per la solidarietà, ma anche per l'esempio. Voi ce l'avete detto che alla fine bisogna comunque dirla e andare all'interlocutore di lei. Tanti sindaci che sono con noi, che sono sopra l'arco con i loro stessi. L'hanno sentita anche se non microfonato. Grazie ancora e buon viaggio di ritorno. Grazie. Torniamo al nostro territorio e sentiamo Gianfranco Cuzzolo, che è il presidente provinciale di Ragusa, di Coldiretti, che è la massima organizzazione agricola in Italia e anche in Sicilia. Raggiunge, io vi raccomando sempre di sintetizzare quanto più possibile, anche perché le cose che si stanno dicendo e che il sottosegretario Castiglione sta annotando meritano una risposta più sintetici per piacere. Grazie. Si sente? Grazie, un saluto a tutti, a tutta la autorità e a tutti voi che siete intervenuti qua. Io ho l'onore di essere presidente della Coldiretti della provincia di Ragusa, che reputo che sia la provincia, non solo siciliana ma anche in Italia, che racchiude il mondo agricolo in tutti i suoi settori. Secondo me non c'è una provincia in tutta Italia che possa racchiudere tutti i settori dell'agricoltura, che va naturalmente dal vino, dall'ortofrutta, dalla zootecnia, abbiamo visto le nocciole. Quindi ha una certa importanza. La sfida verso transizione verso la globalizzazione, secondo me non c'è più la transizione è già avvenuta, perché nel momento in cui vediamo entrare prodotto marocchino, prodotto tunisino, prodotto turco in Sicilia, penso che la globalizzazione sia già avvenuta. Per fronteggiare questo, che cosa bisogna fare? Naturalmente non possiamo competere con questi territori, perché comunque fanno anche loro del prodotto, sicuramente di seconda scelta. Quindi noi dove dobbiamo puntare? Dobbiamo puntare sulla qualità del prodotto. Però oggi vi posso dire che io ho un'azienda che esporta, vi posso dire che il prodotto, noi non possiamo vendere solo il prodotto, noi vendiamo solo il prodotto, preferiscono il prodotto tunisino. Se noi vendiamo un prodotto collegato al territorio, ecco che allora abbiamo quel valore aggiunto che ci permette di andare a superare tutti quegli ostacoli che sono praticamente il prezzo basso della manodopera, che può essere il costo basso del prodotto stesso. Naturalmente per fare questo i produttori già fanno questo. Che cosa manca? Quindi perché non riusciamo comunque a superare la crisi? Ma non riusciamo a superare la crisi perché manca l'associazione, il parallelo della politica nell'aiutare il produttore a fare questo. Che cosa voglio dire? Se io vado in Olanda, vedo autostrade, vedo aerei che partono, vedo porti collegati con autostrade e aeroporti. Vado in Tunisia, stanno facendo questo, vado in Marocco, stanno facendo questo, vengo in Sicilia e abbiamo la lettorina. Ecco cosa manca. È questo che mi chiedono a me i clienti. Mi chiedono, ma puoi tu mandarmi invece di in Inghilterra un cliente, invece di starci 5 giorni il mio prodotto arrivare a Londra, ci può stare 4 giorni, 3 giorni? Io ti dico no, è impossibile. Mi può costare di meno? No, perché noi paghiamo il gasolio possibilmente più alto di quello che sta in Val d'Aosta, ma è strana questa cosa, perché abbiamo i pozzi petroliferi a Ragusa, ma come mai allora c'è questa cosa? Di chi è la colpa? Io non penso che sia la colpa né della situazione di Coldiretti a tutti, né dei produttori, ma penso che un po' la politica
qualche difettuccio nel passato l'ha avuto, quindi io mi fermo, ci sarebbe da mettere altro, però tolgo spazio anche agli altri, quindi mi fermo qua. Io chiedo alla politica di dare risposte su questi punti che sono fondamentali per portare i nostri prodotti e quindi il nostro territorio in Europa. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Direi che la sostanza è stata ben più che semplicemente chiara. Chiamiamo Sandro Gambuzza, presidente provinciale di Coppa Agricoltura, imprenditore lui stesso e anche se non è un passato di presidente della Camera di Commercio. Grazie al Presidente e alla Camera di Commercio per aver organizzato questa manifestazione, questo momento di riflessione, e un saluto quindi al Presidente Giannone e alle autorità presenti, politiche, civili, militari. Mio deve essere un intervento breve, evidentemente il titolo è un titolo che fa molto riflettere. Noi parliamo di le parole che colpiscono, che è quello diciamo, il concetto di transizione, come se fossimo in cammino verso qualche cosa, è quello di globalizzazione e poi agricoltura detta Ragusa. Sembrerebbe quasi un non senso parlare di globalizzazione in un territorio invece che si contraddistingue per le produzioni proprio locali, localizzate, e che assurgono tutte ad eccellenza del territorio, tant'è vero che molte di queste, non le cito tutte che ha fatto già Enzo Cavallo per me, rappresentano diciamo un vero e proprio paniere di eccellenze enogastronomiche a livello non solo locale ma anche nazionale. Come coniugare un fenomeno che sostanzialmente a molti appare inevitabile con le caratteristiche invece delle produzioni e della nostra agricoltura? Un aspetto fondamentale che volevo anche rimarcare e che probabilmente non ho ascoltato è l'aspetto multifunzionale dell'azienda agricola. L'azienda agricola non produce più i soliti prodotti tradizionali, ma produce anche turismo rurale, produce anche il agriturismo, produce green economy. Voglio dire, l'aspetto ormai funzionale dell'agricoltura sono non solo i prodotti dell'agricoltura, ma prodotti agricoli a tutti i livelli. E allora probabilmente piuttosto che parlare di transizione potremmo prendere il termine di Bauman che parla di globalizzazione, cioè pensare in modo globale ma agire in modo locale, cioè sostanzialmente portare all'attenzione globale le metodi, le culture locali. Questo praticamente potrebbe essere il nuovo approccio. Un altro elemento che volevo aggiungere è come in un certo senso fare diventare ciò che sembrerebbe che molti portano come un aspetto negativo, che è quello del fenomeno della globalizzazione, come in effetti un'opportunità. Ritengo che la globalizzazione abbia portato sicuramente ad un allargamento dei mercati, quindi il problema non è la globalizzazione intesa come allargamento di un'opportunità, ma è quello come sostenere invece dal punto di vista produttivo. Quel problema è uno, il problema è quello di produrre a costi locali ma incassare prezzi globalizzati. Questo è poi fondamentalmente, non manca qualità, non mancano l'eccellenza, manca redditività. Evidentemente lo sforzo della politica, a cui evidentemente ci rivolgiamo come associazione di categoria, dal nostro punto di vista non può prescindere da due linee di intervento. Mancano in Italia, caro sottosegretario, mandano in Italia veri, concreti ambasciatori della qualità agroalimentare. Chi va? I politici. Mancano di questo tipo di iniziativa vera, concreta,
si va all'estero per parlare poco di eccellenze agroalimentari, si va parlando, uscendo da, si va per parlare di armate, di armamenti, di aerei, di motori, di macchine, di industrie, di forniture, tutti i settori assolutamente, diciamo, fondamentali, probabilmente strategici, ma non dimentichiamo che, se è vero come è vero che le stime, alcuni proiettano che tra 50 anni ci sarà un gap anche alimentare, credo che il settore alimentare sia altrettanto strategico. Mancano, e qua l'impegno dovrebbe essere massimo, che in un mondo globalizzato non si può prescindere dalle infrastrutture. Infrastrutture evidentemente intese sia come infrastrutture materiali, ma oggi, e abbiamo ascoltato alcune esperienze che stanno maturando insieme alla Camera di Commercio, infrastrutture immateriali. Grazie. Grazie. Grazie al dottor Gianluca, che produciamo di Confagricoltura. Agatino Antoci, presidente provinciale di UNSIG, che è un'altra organizzazione del settore agricolo. Prego. Buonasera a tutti, grazie, sono bellissimo. Allora, innanzitutto permettetemi di fare i complimenti pubblici al presidente Giannotti, funzionari generali, per l'organizzazione della fiera agricola. Io volevo portare un pochettino il punto della discussione e aggiungere un nuovo investimento sul tema di oggi. In Italia, soprattutto in Sicilia, c'è oggi un problema di cambiamento generazionale. Dati CEI, che il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, dicono che in Italia il 3% sono young farmer, quindi giovani imprenditori, il 45% sono over 65. In Sicilia nel 2000 avevamo l'11% di young farmer, nel 2007 il 6,5%, nel 2012 il 4%. Purtroppo bisogna dirlo che è una mancanza della politica sia nazionale che europea che non ha sostenuto questo cambio generazionale. Diciamo, un esempio palese che mi viene da citare sempre è quello della Regione Sicilia, che da un lato dovrà restituire i fondi europei non spesi nell'ultimo PSR, dall'altro lato nel PSR appunto 2007-2013 mi attiva la misura insediamento giovani con pagabili 4.300 domande realmente pagate 1.665, il 38,67%. Io credo che per affrontare i mercati globali bisogna cominciare a dare supporto ai giovani imprenditori, a cominciare dal nuovo PSR, bisogna dare l'accesso al credito alle imprese già esistenti per fare investimenti in questo senso, e poi bisogna fare sistema, come diceva prima qualcuno, per creare una rete di imprese che faccia sinergia e che possa creare un'offerta aggregata di qualità per i mercati esteri, che sicuramente è quello che non ci manca come lavoro. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola al sottosegretario Antoci, io vorrei chiamare Mariano Ferro dei Falconi, che è un movimento che avete conosciuto, abbiamo conosciuto tutti, perché hanno avuto il coraggio di dire delle cose che diciamo tutti sottovoce, loro l'hanno fatto con una forza particolare, sono riusciti a resistere a molti corteggiamenti politici. In questo momento credo si siano anche resi conto dell'importanza di una voce di dissenso intelligente, quindi evitando dei disagi che alla fine ricadono sulle persone che loro stesso intendono difendere. Ma adesso credo che abbiano anche una serie di proposte interessanti. Prego. Intanto faccio notare al prefetto, al questore e al sottosegretario e al presidente della Camera di Commercio, manco un sindaco, uno, neanche un sindaco, Peppe. Troppo ottimismo nella sala, fa l'altro, parliamoci chiaro, in una sala non si risolve nulla. Ma io vivo una realtà diversa, io non vivo la realtà dell'incremento dei giovani per Renzo, non la vedo, poi mi dite chi fa le statistiche. Non vivo una realtà che chiede le infrastrutture, perché le infrastrutture le stanno facendo in Tunisia, Presidente, ci passeranno sopra la testa.
e porteranno a Putin il prodotto che fanno loro. Anzi, che facciamo noi? Sottosegretario, lo facciamo noi con i nostri soldi. I nostri colleghi stanno andando in Tunisia con i nostri soldi, i nostri colleghi con 2 milioni di euro, Regione Sicilia, 2 milioni di euro per fare una società al 51 marocchino tunisina, al 49 italiana, 17 anni di cui 2 di preammortamento, soldi nostri, e noi diamo i soldi a Mazzarani. Io capisco perfettamente quello che dice, perché ci siamo già visti in qualche altra occasione col sottosegretario. Io non voglio, attenzione, guarda, non voglio essere oggi, stasera, nei panni del sottosegretario, perché, lo dico con grande confidenza, perché me la voglio permettere, me la prendo io, e fra l'altro non è il caso, però me la prendo io per essere molto franchi. Cioè, il sottosegretario c'è l'Italia e sente da una parte l'ottimismo e dall'altra i fallimenti. Scusi, prefetto, diciamo prefetto perché il dottore Signorelli rappresenta la prefettura, ma qua la provincia di Ragusa, io mi sono ormai quasi, mi sento ragusano, ecco, ma qua c'è una marea di piccole e medie imprese che sono dei mani dei banchi, pignoramenti e sequestri. Noi ci stiamo, portarsi che ce ne siamo presa una l'altro ieri da Melissa, non lo so il magistrato che cosa deciderà di fare, ne stiamo pagando i denunzi per difendere la povera gente che perde la casa perché non può pagare il mutuo perché ci regino questo 20% di nuovo. E chiediamo da mesi, Beppe, chiediamo da mesi un incontro al ministro di Grazia e Giustizia e al ministro dell'Agricoltura per dire guardate che qua le conseguenze sono drammatiche, ma nessuno vuole parlare della realtà. Perché a me questo ottimismo per di facciata, mia mesettia, mi dico le passerelle, per favore, le paticicle, perché quello che vedo non mi consente di essere ottimista. Se penso che c'è questa globalizzazione che ci hanno dato negli anni, caro Enzo, ce l'hanno data come l'opportunità per i mali, perché l'apertura dei mercati, ma l'apertura dei mercati era per l'Oriente, per la Cina, per l'India, per il Nord Africa, ma per noi era una frenata micidiale, stiamo morendo. Perché non lo dico per piangere, caro Peppe, non voglio piangere, perché piangere poi fra l'altro mi dà fastidio. Io voglio dare però, che cosa fa l'ispettorato dell'agricoltura? Una volta era un ispettorato vivo, ma oggi che fanno l'ispettorato dell'agricoltura? Perché non hanno più pratiche, i fondi della Comunità Europea. Abbiamo già detto al sottosegretario una proposta, che questo governo, come dice Venerina Pato, che sta cambiando le cose, prendetemi, però il problema è che il cappello si mette così, guardate, al contrario, perché purtroppo sai che c'è l'Europa, caro Peppe, tu sai che ci comanda, siamo commissariati a tutti i livelli. Quando l'altro ieri c'è stata la riunione a Palermo, alla regione siciliana, il mondo del trasporto, Presidente, che è andato a chiedere alcuni provvedimenti, gli hanno tolto addirittura dei fondi che riguardano il bonus che gli danno sul gasolio, addirittura glieli hanno tolti. Io non sanno come fare per battere la concorrenza jugoslava e poi lo Stato gli toglie i soldi perché siamo a piedi. La risposta è stata, tutto quello che ci chiedete dobbiamo chiedere a Bruxelles. Io immagino che nella mente del sottosegretario Castiglione la risposta è uguale. Il problema sta lì, a me non mi interessa l'infrastruttura, a me mi interessa fare il ciliegino, venderlo e guadagnare dal mio lavoro. A me l'infrastruttura in questo momento c'è, non ti preoccupare. Non è il 10 euro a quintale che può essere lo sbalzo, qui il problema è che qui lo vendi 20 centesimi e a Milano è 8 euro, poi in Austria è 20 euro addirittura. Un problema è che io voglio arricchirmi dal mio lavoro, non voglio diventare ladro, delinquente, non posso farlo, non me lo posso permettere. Il problema è che qui però dall'altra parte abbiamo l'interlocutore che ti guarda in faccia e non sa cosa fare. Ecco perché uno dice scusi signor Questore, ma me la date la soluzione, Cristo? Me la date la soluzione, perché il problema io come faccio a farmi ascoltare da loro? Perché io, guardate, il rapporto di amicizia che si è instaurato è di convenzialità, perché uno dice scusa, ma io che c'è da dire a chi? Ma lo stesso con la Coldiretti, Piero, la Coldiretti, la Combagricoltura, la CIA, la Copacri, perciò va finita. Quando uscirete fuori, qui Sandro chiede la tracciabilità. Ma come la tracciabilità? Siete andati al Brennero, avete buttato a terra. Bravo! I prosciutti che venivano dalla Sassonia, benissimo, l'avete fatto, lodevole. C'era il ministro dell'agricoltura a fare questa cosa. Risultato: volontariamente il produttore di prosciutto di Parma volontariamente può mettere la tracciabilità, volontariamente. E questo industriale che ci mette che il prosciutto di Parma,
il vecchio della Sassonia. Sanzione 600 euro. Sanzione 600 euro. Se non ci sono le sanzioni in Italia non succede niente. E allora diciamocela tutta. A me, devo dire la verità, noi continuiamo, non so quando ce la faremo. Sono sicuro che qualcuno qualche volta ci arresterà. Io lo so, perché poi finirà così. Perché guardate che il 2012, per parlare a tutti, il danno che abbiamo fatto nel 2012 è stato enorme, vero, è vero, sì, a voi. Il problema è che però dovete chiedere a quelli che stanno davanti alla casa, perché con i calli alle mani, Presidente, si vede tolta la casa da uno sciacallo che la legge consente a uno sciacallo raccattare a Vittoria. A Vittoria, una casa, 12.600 euro, una casa di 90 metri quadri, con attivo giardino con cui andremo insieme alla Dico e sei carabinieri, perché c'è uno sciacallo che per la legge ha comprato in modo regolare, con un disabile a casa. Dopo potremmo fare la guerra, perché il problema è uno. Qui il problema qual è? Che se viene un magistrato, come stanno cercando di fare a Ragusa, qualcuno già in testa ce l'ha sta cosa, perché ovviamente stiamo dando fastidio a chi fa gli affari, e ci sono tutti, e non tutti sono difendibili, lo sappiamo, stiamo difendendo il principio, non le persone. Il problema qual è però? Beh, abbiamo pure chiesto insieme al comune di Vittoria, 35 comuni, alla Fiera Maia, abbiamo fatto una lettera 4 mesi fa, abbiamo telefonato almeno 100 volte alla segreteria di Del Rio, abbiamo messo di mezzo la Venerina Padova per dire ci viene a fare con Del Rio, perché a fare stengono. Perdonateci, ma quando non succede niente, ma voi che pensate che posso venire nel ufficio giudiziario a casa io? Cioè, io metto in moto il 16 gennaio di nuovo, ve lo dico chiaro, perché qua non c'è altra alternativa, non c'è altra alternativa, perché se c'è dall'altra parte c'è niente. Ma scusate Mario, cosa si può fare che qua in provincia di Ragusa, che era l'isola nell'isola, come ha detto qualcuno, dico noi permettiamo che quest'isola nell'isola, ma non solo Ragusa. A Palermo 2.500 esecuzioni immobiliari, il Presidente della Regione ha scritto basta con la Sicilia all'asta, però non è che ne si piace solo come comunicato stampa, ha scritto basta con la Sicilia all'asta, basta con le importazioni che arrivano dall'estero. Chiedete a Renzi di finirla, chiedete a questo governo, Peppe, l'NCD partecipa a questo governo, mettetela, diglielo, prego. Ti prego veramente, perché io qui oggi stiamo arrivando ad un punto di non ritorno. Guardate che in giro i numeri non vanno nella nostra direzione, i numeri vanno nella direzione contraria, cioè c'è la rassegnazione, c'è gente che piange, si fa lavare la casa, ci ma poco. E che a fare? Datemi aiuto. Oh, è normale, non credo. Noi ti chiediamo, Peppe, io sto andando perché tu, tra l'altro, la scaletta è stata stravolta, vabbè così. Però ti voglio chiedere solo una cosa, un incontro al più presto, subito, urgente, con il ministro o il sottosegretario alla giustizia, c'era Del Rio che già abbiamo incontrato, e il ministro dell'agricoltura, perché questi sono problemi provenienti da un'agricoltura che è in ginocchio. Non cerchiamo né la qualità, né le infrastrutture, né le eccellenze, finiamola, ormai non ci prendiamo in giro, abbiamo fatto l'eccellenza massima, la qualità massima, e non riusciamo a vendere il prodotto. Se prendete i soldi della comunità europea, se glielo chiedete a tutti i tipi che sono indebitati fuori da questa porta, gli potete chiedere una cosa: tu vuoi lavare dei debiti? Sì, benissimo, tu vuoi lavare dei debiti? Io dico ordino, ti obbligo a partecipare ad una OP di 10.000 produttori, una OP di 10.000 produttori, ce l'avamo con tutto schifo che c'è un mercato che qualcuno qua dentro conosce, e facciamo una OP di 3.000 produttori. La diamo in mano ad un commissario, la diamo in mano a chi volete, però dobbiamo obbligare, perché questa terra purtroppo, e non è una terra che invidia a protestare, ma quando mai? Questa è una terra abituata nella storia ad essere colonizzata, questa è una terra che poi sono obbligati a fare qualcosa, perché c'è ignoranza, perché c'è rassegnazione, perché c'è tanta, ma tanta, tanta sottocultura e tanta rassegnazione a quella mafia dei mercati che esiste in giro, attenzione, perché siamo sottomessi tutti. E perché sia in realtà, dobbiamo fare sposare però quel mondo della globalizzazione che riesce a portare il prodotto in Cina, che riesce a portare il prodotto in Olanda, ma dobbiamo anche considerare che c'è una platea di piccole e medie imprese, caro Presidente, e lei ha un compito pesante da gestire, quella platea di piccole e medie imprese che va aiutata, ma basta filosofia, per favore, basta filosofia, molta concretezza. A Palermo non c'è un governo in grado di poter gestire, non esiste, un'illusione anche quella. Siamo a mare, prima che la nave affonda
fate qualcosa. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Aspettare 5 minuti, anche perché c'è una replica che le vuole fare il dottor Paninello, capo di gabinetto dell'assessorato regionale all'agricoltura, e subito dopo sentiremo il sottosegretario. Più che gli amici Forconi, volevo chiarire solamente alcune cose che sono state dette, 30 secondi, agli amici agricoltori, non so se sono ancora qua, forse sono andate via, ma lo dico alla platea rimasta, penso che è la prima volta che sentiamo un signore che si lamenta che comunque il governo della regione ha questo posto un problema immediatamente l'ha affrontato, questa questione cimiciata, non sapevamo la questione dei giri, la affronteremo. 20 milioni, fratello, ci sono stanziati 20 milioni per una cosa che non sempre c'erano più su, se non ci sono alcuni. Seconda questione all'amico che parlava dei giovani agricoltori, preciso due cose, non abbiamo restituito un euro, e questo lo può confermare il sottosegretario dei fondi comunitari dell'Unione Europea, anzi la Sicilia si trova all'assalto contrario, cioè molte misure non per booking, cioè per un termine aeronautico, abbiamo impegnato più somme di quelle disponibili, sullo Cervellino già quest'anno abbiamo utilizzato somme non spese da altre regioni, quindi questo non ci riguarda assolutamente come agricoltura. E sui giovani dico, è vero 1600 giovani su 4600, la regione avrebbe voluto finanziare tutti, forse è stato commesso un errore di impostazione, e lì l'hanno fatto lavorare anche i giovani, i tecnici liberi professionisti, perché le misure di inserimento giovani sono collegate a misure di investimento, e questi 1600 giovani, io dico purtroppo, hanno fatto investimenti con una media di 400-500 mila euro, che è il limite massimo, e quindi noi non solo come regione abbiamo dato già 40 mila euro a questi 1600, cioè 64 milioni di euro, ma abbiamo circa 250 milioni di euro destinati agli investimenti, in parte spese, e io sono preoccupato, in parte probabilmente si spenderanno male, perché i giovani non saranno in condizione di sopportare investimenti di questa natura, ma lì il problema più che alla regione va ricoverato agli stessi giovani e tecnici che probabilmente non sono stati molto attenti, quindi volevo precisare solo queste cose. Agli amici Fulconi non replico perché non sono qui per le ragioni di politica, ma per discutere solo di questioni che riguardano il mondo agricolo. Grazie, grazie per la precisazione al dottor Antonio Paninello, e adesso sentiamo dalla viva voce del sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Giuseppe. Grazie. Signore, grazie. Una serie di risposte alla serie di problemi, perché non è vero, ne ha detto, scusami Peppe, non è esattamente vero quello che ha detto Mariano Ferro quando si parlava di esclusivamente di ordinamento. Io direi che una serie di problemi piuttosto serie e importanti sono stati detti da tutti, a partire dalla Presidente Giannone, la cui premessa brutta, ma anche indispensabile, è stata quella che non sappiamo se l'anno prossimo siamo qua, ma stiamo cercando di batterci per il futuro. Io credo che intanto la visibilità voi l'abbiate avuta, l'avete avuta dai mezzi di informazione, avete avuto il consenso di tante persone perché avete avuto il merito di urlare delle cose che ciascuno di noi, bene o male, sussurra a tavola, dagli amici, eccetera. Ma le cose che si stanno facendo sul territorio non sono slegate da quello che voi dite. Per esempio, l'inchiesta sulle aste giudiziarie, c'è un'inchiesta in corso della Procura, sono a buon punto, credo che stiano per chiudere le indagini a presto, a breve, ma grazie anche al vostro impegno, alla vostra protesta e a far sapere che queste cose succedono. Ma la visibilità l'avete avuta, l'ascolto l'avete avuto, gli interlocutori l'avete ai massimi livelli. Sentiamo il sottosegretario. Grazie, intanto preliminarmente vorrei ringraziare sinceramente Peppino Giannone per questa occasione, questa opportunità, non solo per la determinazione che ha avuto nel voler portare avanti questa fiera, che è una fiera storica. Io che ho fatto l'assessore regionale dell'agricoltura, sono stato al Parlamento europeo, ricordo storicamente questa fiera, quindi ci vengo con grande piacere. Stasera ho colto al volo che si potesse chiudere questa giornata anche con un'occasione, con una riflessione, con un momento anche animato. Io mi sono confrontato più volte con il mio amico Mariano Ferro, mi sono confrontato con le organizzazioni di categoria, avrei voluto scegliere il sabato sera dopo la settimana che sono fuori di non venire in questa sede, di mandare il classico telegramma spiacente per precedenti impegni sopravvenuti, e invece ho deciso di ascoltare, di venire in questa sede, perché è vero che ci sono dei problemi. Non è vero che è tutto roseo, nessuno l'ha mai detto, il governo non ha detto che in agricoltura è tutto rose e fiori,
che stiamo tutti bene, che gli agricoltori oggi non hanno difficoltà di collocare i prodotti sul mercato. Abbiamo detto che ci sono delle difficoltà e stiamo affrontando le questioni, ve lo dirò come anche. Così come è vero che ci sono delle difficoltà, ci sono delle cose obiettive, delle questioni che oggi Mariano Ferro ha posto, che ha posto con la sua solida energia, e io prendo atto di tutto questo e lavoriamo assieme. Ho ricordato a Mariano Ferro l'ultimo incontro che noi abbiamo avuto, quando io sono stato relatore della riforma dell'OCM vino. In Europa il vino rappresenta uno delle forze, dei motori più economici più importanti. Pensate a cosa il vino per la Francia, per il territorio dello Champagne, cosa significa per la Grecia, cosa significa per la Spagna, quindi un forte motore economico. Pure in quella sera, quando gli agricoltori sedevano al tavolo col governo, avevano l'autorevolezza di rappresentare un mondo, sapevano rappresentare quel mondo, sapevano che c'erano dei problemi da affrontare e si affrontavano i problemi assieme. E allora oggi le istituzioni assieme, la politica non è così distante, la politica deve scendere al confronto, deve sapere ascoltare. Io sono sempre preoccupato, questa è una stagione della politica dove tutti sono commissari della nazionale di calcio. Io invidio coloro che hanno sempre ricette pronte, che hanno soluzioni, che tutti sanno come dovranno intraprendere un percorso amministrativo, quale legge vanno fatte, come guadagnare i mercati, come farvi sollevare l'agricoltura, chi l'artigianato, chi l'impresa industriale. Io ricordo sommessamente quando tutti oggi mi hanno fatto una lezione, io che ho fatto le privatizzazioni in Sicilia, che ho portato la Viticorp e l'ho privatizzata, che abbiamo fatto un collocamento di 2000 persone 10 anni fa, abbiamo messo la Insicem che è in questo territorio. Io l'altra sera sono stato a Perugia, un signore si è avvicinato e mi ha detto: lei è il sottosegretario Castiglione, lei è stato per caso assessore regionale di industria in Sicilia? Io 15 anni fa sono stato assessore regionale di industria, io mi voglio complimentare con lei, io sono il dottor Colajacopo che ho acquisito un'azienda in provincia di Ragusa, perché allora credevo che nel cemento si poteva investire perché era un'area strategica. Lei è stato uno di quelli che l'advisor aveva stimato 70 miliardi dell'azienda, io l'ho comprata a 254 miliardi perché si è fatta una gara trasparente, perché c'è un regolamento trasparente, perché le persone sono state assunte dirigenti, perché oggi prendo atto che uno dei suoi stabilimenti li dovrò chiudere, ma è il mercato che va così. Però oggi in Sicilia io ho avuto una lezione di trasparenza, quindi quando le cose si vogliono fare, poi il dottor Colajaco vive e vegeta, quindi si può andare a confrontarsi. Analogo discorso è successo con la Viticorpo, un'azienda ormai decotta, l'abbiamo collocata sul mercato, un'azienda che è stimata dall'advisor 50 miliardi, abbiamo avuto 150 miliardi, quindi abbiamo fatto il primo regolamento per la distribuzione dei beni pubblici, e oggi ho appreso una lezione, quindi avendo avuto questa esperienza, c'è tutti mi parlavano, le associazioni industriali, io ho un rapporto straordinario con le associazioni industriali, però siccome partecipo ai convegni mi hanno fatto una lezione di cosa significa un piano industriale, una politica industriale, perché la Sicilia non ha una politica industriale, e io mi pongo il problema, questa sporca politica, ma come mai se c'è un assessore regionale che negli ultimi 7-8 anni è espressione diretta di un mondo associativo, oggi la responsabilità è sempre della politica. C'è un'associazione, si è direttamente messa in gioco, giustamente, cioè scommettendosi direttamente, e poi vengono a fare la lezione di loro. Allora la politica è quella del servizio, di quella che sa ascoltare, di quella che sa stare sul territorio, di quella che sa comprendere le difficoltà che ci sono. Sa che ci sono le difficoltà infrastrutturali, cioè, io ogni giorno ricevo delegazioni di imprenditori dove è molto più conveniente andare ad investire in Croazia, andare a investire nel nord Europa, andare a investire in Marocco, in Tunisia, ne ricevo tantissime delegazioni. Perché non c'è dubbio che è più facile, perché hai un'azienda meno piccola, hai un'azienda di 1000 ettari, hai un'azienda meglio strutturata, meglio organizzata, che puoi investire sulla ricerca, sull'innovazione, che ha infrastrutture migliori. È vero che ci sono questi, ma non è solo il fatto che ci sono questi deficit. E anche il fatto che c'è molto spesso una giustizia civile molto lenta, perché se uno deve risolvere un contenzioso civile ci vogliono 7-8 anni, e i fondi di investimento, non tutti hanno i soldi in tasca, ci sono i fondi di investimento, e se i fondi di investimento ci vogliono 7-8 anni per poter risolvere un contenzioso civile non verranno mai in Sicilia. Quindi c'è un problema che riguarda la giustizia civile, che riguarda la giustizia amministrativa, che riguarda la realizzazione di un'infrastruttura, quindi sono tanti fattori. Per questo noi ci arrendiamo
Noi sappiamo che abbiamo fatto alcune scelte, il governo le ha fatte, la velocizzazione della Catania Messina Palermo, il doppio circomiso c'è oggi, mi pare che è una realtà su cui dobbiamo continuare a investire, si è lavorato, c'è la seconda pista dell'aeroporto, Peppino Giannone sa qualcosa, Sandro Lambruzzo sa qualcosa, l'allungamento della seconda pista, con l'allungamento già è stato previsto nel piano del governo, quindi c'è un'attività. Assieme stiamo cercando di dare alcune soluzioni, di dare alcune risposte, sapendo che questo è un momento particolare. Io insisto sempre molto su questo momento particolare, perché questa è la fase della programmazione, non me la vorrei dottor Barriero, perché io so quanto in questa fase, però questa è una fase in cui ci avremmo avuto bisogno di alzare il tono del dibattito politico. Cioè, quando noi andiamo a investire 10 miliardi di euro, 2 miliardi di fondo di piano di sviluppo rurale, 2 miliardi di fondo sociale europeo, 5 miliardi e mezzo di infrastrutture, l'assemblea regionale siciliana avrebbe dovuto alzare il tono del dibattito per dire cosa noi vogliamo fare nei prossimi 7 anni con 10 miliardi di euro, che io ricordo così a memoria sono 20 mila miliardi delle vecchie lire. Allora, qual è l'obiettivo? Qual è, su cosa ci concentriamo? Qual è, su quale strategia questa Sicilia si concentra? Allora, avremmo avuto bisogno di alzare un po' il tono. Il clima è questo è un momento particolare, è un momento in cui alcune scelte le stiamo facendo. Io penso, cioè, giustamente, dicevo, i giovani, ma obiettivamente, cioè, la misura, quando la nuova politica comune investe il 15% delle risorse di Lega e ti dice vanno destinate ai giovani, quando il governo nazionale prevede oggi un mutuo a tasso zero per l'acquisizione di un'azienda, un mutuo trentennale, quando tu hai il 50% sugli investimenti, quando c'è oggi un premio di insediamento per i giovani, ma cosa si può prevedere più oltre tutto questo corredo normativo, amministrativo che abbiamo messo in campo per dire al giovane c'è oggi una prospettiva, tu puoi guardare all'agricoltura, puoi investire all'agricoltura, sapendo che all'agricoltura che devi guardare non può essere quella agricoltura. Diceva poco fa una verità, questo vale per i coltivatori di nocciole, con 2 ettari si mandavano i figli a scuola, si laureavano i figli e cose. Questo succedeva nelle nocciole, succedeva anche negli agrumi. Molto spesso mi dicono, noi con 2 ettari, con 3 ettari, mio padre mi manda a scuola, mi ha fatto laureare, mi ha fatto insegnare. Oggi, diciamo in maniera, se un'azienda un ettaro fa un reddito di 1500 euro, non possiamo mai convincere un giovane a stare in agricoltura se un'azienda non ha una dimensione almeno di 30 ettari, perché un giovane non andrà mai in agricoltura. Allora la ricomposizione familiare, la strutturazione dell'azienda, l'investimento nell'azienda, la realizzazione di quello che diceva poco fa Mariano Ferro, delle OP. Noi dobbiamo, su questo io mi impegno a lavorare in maniera molto seria, perché non ci possono essere delle organizzazioni di produttori che hanno carattere familiare, sono un gruppo molto ristretto e non rappresentano veramente quell'associazione di produttori che ha la possibilità nel proprio seno di fare i piani di investimento e investire sulla ricerca, investire sull'innovazione, sulla comunicazione, fare delle campagne di comunicazione. Io ricordo quando abbiamo fatto la campagna con l'associazione italiana ricerca sul campo, è stata una campagna straordinaria, 2000 piazze, perché avevamo legato la produzione agrumicola con l'aspetto salutistico, quindi era arrivato il messaggio che c'era la qualità, l'aspetto, la salubrità del prodotto, ma c'era anche l'aspetto salutistico che oggi il consumatore, a cui oggi il consumatore è particolarmente sensibile. Allora, su questo io penso che noi dobbiamo fare, su questo io mi impegno, che ci sia un rigore, che ci sia un'organizzazione di produttori, d'altronde non potrebbe essere altrimenti. Perché Mela Melinda, che c'è l'unico detentore della mela assieme a Golden, due grandi organizzazioni produttori, immaginate quante organizzazioni ci sono sul nostro territorio, due grandi organizzazioni si fondono, e se la grande distribuzione vuole la mela Melinda, cioè vuole la mela Golden, deve rivolgersi ad un'unica struttura di commercializzazione, ad un'unica OP. Allora quella è la forza, la capacità dell'aggregazione dell'offerta, perché la grande distribuzione è debole rispetto ad un altro interlocutore. Se io grande distribuzione ho 20 offerenti, è chiaro che ho una forza maggiore, quindi è chiaro che io, che l'anello più debole è l'imprenditore agricolo. Allora, se facciamo al contrario, come più volte abbiamo detto, che noi strutturiamo l'azienda, aggreghiamo l'offerta, diventiamo più competitivi, siamo più capaci, investiamo nella ricerca, investiamo nella comunicazione, investiamo nelle nuove tecnologie, perché non è vero, ve lo diceva poco fa la nostra dottoressa, cioè bisogna anche di investire nella comunicazione, di fare marketing, di guadagnare, di aprire a questo mondo. Se noi abbiamo vinto
Expo 2015, non è che l'abbiamo vinto per tutte le cose che ci siamo dette stasera, anche perché metteremo in vetrina tutte le nostre eccellenze della produzione agroalimentare, anche, ma noi abbiamo vinto Expo 2015 perché è una grande sfida culturale, perché oggi siamo 7 miliardi su questo pianeta, fra 25 anni saremo 9 miliardi e mezzo, questo pianeta vorrà mangiare, questo pianeta ha bisogno di cereali, ha bisogno di mais, ha bisogno di grano duro, quest'Italia è deficitaria di grano, di mais, di grano duro, di soia all'85%, è deficitaria di soia all'85%, all'80% di grano duro, all'80% di grano nero, sembrano delle cose paradossali e ci sono grandi sfide davanti a noi. C'è la sfida del vino, c'è la sfida delle quote latte. Come ci prepariamo all'appuntamento al 2015, quando non ci saranno più le quote latte? Saremo noi preparati? Quando il latte fresco, c'è la gran parte del latte fresco che viene da altri paesi? Quando la nostra forza è la trasformazione? Quando noi abbiamo il parmigiano reggiano? Saremo capaci di trasformare ancora di più il nostro latte e collocare le nostre produzioni, i nostri formaggi sui nostri mercati? Faremo latte fresco o faremo formaggi? Queste sono le grandi scelte, queste sono le sfide che noi abbiamo. Questa è la sfida dell'alimentazione, di nutrire il pianeta, di fare mangiare il pianeta. Allora, se oggi pensiamo a questo grande mondo che si apre, 3 miliardi di persone di Cina e India, ci vogliamo prendere il 10% di questa popolazione, sono 300 milioni che cominciano a pensare che la qualità, cominciano a guardare all'eccellenza, cominciano a guardare le nostre produzioni, cominciano a guardare perché c'è l'Italian Sounding, perché tutti vogliono contraffare il prodotto italiano, perché c'è un'eccellenza, perché tutti guardano al nostro volto, perché siamo stati capaci di fare qualità. E allora oggi noi dobbiamo esaltare, valorizzare questa nostra qualità e saperla portare sui mercati. Non è un caso che noi abbiamo un più 7% nell'agroalimentare. Quest'anno, in una situazione di crisi, abbiamo registrato un più 7% nell'agroalimentare, perché i nostri produttori hanno dimostrato di essere capaci di competere, hanno dimostrato di essere capaci di competere e di guadagnare nuovi spazi di mercato. Ma immaginate il settore vitivinicolo se non avesse avuto quest'anno, con un calo dei consumi, con la crisi che c'è nel nostro paese. Quindi quando vai a contrarre le spese, vai a contrarre certamente bene come il vino, non ti compri una bottiglia di vino che costa più. Quindi con un calo dei consumi quest'anno sarebbe stata una tragedia, eppure abbiamo avuto una crescita, perché qualche anno fa abbiamo investito, qualcuno ha pensato, quando io ho fatto la riforma dell'OCM vino e in Europa mi si è detto dobbiamo chiudere con la distillazione, io in provincia di Trapani ho fatto un'assemblea dove c'era l'assedio perché dovevamo continuare con la distillazione e ho detto chiudiamo con la distillazione e apriamo, investiamo sulla promozione. E quindi oggi quel capitolo della promozione è diventato il fattore vincente del settore vitivinicolo. Se non avessimo il capitolo della promozione, noi non potremmo guadagnare quegli spazi di mercato, non potremmo conoscere, non potremmo analizzare, non potremmo studiare quei mercati, non potremmo guadagnare quegli spazi se non veramente non li conosciamo a fondo. Però ci sono delle scelte che obiettivamente, a mio avviso, possiamo fare veramente tanto, lo possiamo fare assieme. La situazione non è rosa, ma io penso anche al tema dei controlli, al tema della semplificazione, tutti ne parliamo, però queste cose le abbiamo fatte. Finalmente abbiamo, dopo 10 giorni, abbiamo la circolare di attuazione, abbiamo fatto la legge e abbiamo la circolare di attuazione. Ma che colpa ne ha l'impresa se oggi ci va l'ispettorato repressione e frodi e poi il giorno dopo ci va il corpo forestale, e poi ci va l'ASP e poi ci va l'ispettorato del lavoro? Allora la pubblica amministrazione ha il dovere di scambiarsi le informazioni, di avere un'unica banca dati. Ci sono oggi le tecnologie perché ognuno possa fare veramente il controllo, si fa una volta, rigoroso, ma le informazioni diventano patrimonio di tutti. Lo abbiamo fatto, lo abbiamo scritto, lo abbiamo messo nella legge. Abbiamo apprezzamento generale, stiamo lavorando sul PSR, stiamo lavorando sui giovani, abbiamo riservato le risorse, stiamo facendo una serie di iniziative e di misure che a mio avviso, senza voler promettere la luna, senza dire che è tutto rose e fiori, a mio avviso dobbiamo avere la forza di poter sperare, perché abbiamo scelto il tema della transizione. Mariano se lo ricorda benissimo, perché abbiamo detto ci sono delle emergenze, ci sono delle situazioni drammatiche. Tu mi hai convinto sulla prospettiva, sulle opportunità che noi potremmo avere, vediamo come gestiamo l'emergenza e come affrontiamo il futuro e come guardiamo con più serenità al futuro. Questa è una sfida che io accetto, questa è un'occasione, a mio avviso, per poter ripartire, per poter dire che in agricoltura si può investire, che nell'agroalimentare si può credere, che la scelta non è che unica, quella che abbiamo fatto, che è quella della qualità. A prescindere dalla qualità, noi non siamo assolutamente competitivi.
È vero che la qualità è il fattore di successo, però questa offerta la dobbiamo aggregare, la dobbiamo saper mostrare, la dobbiamo saper comunicare, dobbiamo saper fare anche le campagne di comunicazione. Forse l'ho raccontata l'altra volta, però mi piace raccontarla. Quando noi quell'anno, quando io presentai a Milano al alla Camera di Commercio di Milano quella campagna sulle arance rosse, cioè quindi la campagna con l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, quell'anno c'era stata la cenere vulcanica. Le arance noi le avevamo particolarmente striate, c'era una particolare preoccupazione da parte dei produttori di non poter vendere quelle arance perché erano striate. La principessa Borghese al tavolo della presidenza disse: sappiate che quando vedrete quest'anno l'arancia striata significa è sinonimo di salubrità, è sinonimo di qualità, perché vuol dire che quell'arancia viene dall'Etna. Quel solo messaggio è bastato che nelle piazze tutti quella domenica volevano l'arancia striata, la volevano macchiata, perché in altri tempi noi invece non l'avremmo venduta. E quindi il tema della comunicazione, della capacità di saper comunicare e vendere la nostra qualità. Allora ci sono tante altre, sull'ISMEA abbiamo investito, si è parlato di accesso al credito, sull'ISMEA stiamo investendo le risorse, con ISA, che era un istituto che era messo da parte, istituto per lo sviluppo dell'agroalimentare, ieri abbiamo riportato in Italia e alla proprietà italiana l'olio Dante, che era già andato in altre mani, abbiamo riportato altre imprese in proprietà italiana, partecipando al capitale del rischio. Oggi gli strumenti finanziari, normativi, legislativi, li stiamo mettendo tutti in campo. È vero che ci vuole un po' più di passione, è vero che ci vuole un po' più di determinazione, è vero che alcune questioni vanno affrontate con maggiore forza, con maggiore determinazione, è vero che la politica però può fare oggi, quando oggi uno chiama, parliamo in maniera molto chiara, se la politica oggi dietro ha gli agricoltori veri, se sposa le istanze vere, è più forte rispetto anche a una burocrazia che molto spesso, non me ne vogliono i burocrati perché io sono stato sempre per una separazione, la politica deve fare la politica, la burocrazia deve fare la burocrazia. Molto spesso quando un sottosegretario, un ministro chiama un dirigente, dice lei perché mi sta chiamando e che interesse ha, perché a fare questo, ho l'interesse comune, l'interesse del bene pubblico, l'interesse a far crescere le imprese, ho l'interesse a poter tornare ad investire. Quindi l'autorevolezza della politica dipende anche dalla forza che si ha nel costruire veri progetti credibili. Io penso che in questo territorio noi non abbiamo alternative, il sogno dell'industrializzazione, l'abbiamo visto oggi a Milazzo, è un sogno che abbiamo abbandonato definitivamente. Dobbiamo far sì che questa nostra eccellenza, questo nostro territorio, questa capacità a 13 giorni a Milano, a Verona, a Bergamo, non sarebbero stati capaci di organizzare una fiera come quella che è stata organizzata in 13 giorni. E questa è la nostra forza, questa è la nostra capacità, questa è la nostra intelligenza. Allora dobbiamo far leva su tutto questo, tornare ad essere un po' sempre critici. Io su questo, a me piace tanto ascoltare, piace tanto quando ci sono le critiche positive, però qui anche dobbiamo guardare anche ad un futuro positivo, perché ai giovani non possiamo dire sempre no, ma non possiamo pensare che in Sicilia non si può fare nulla. Ci vuole l'impegno di tutti, ci vuole la determinazione di tutti, ci vuole quella filiera istituzionale positiva. Io non nascondo che con l'assessore all'agricoltura, pur avendo oggi posizioni politiche distanti, quando si è lavorato sul tema del PSR, quando si è lavorato per difendere le risorse comunitarie, abbiamo sempre lavorato oggi, ieri, con gli assessori che sono succeduti nel governo della regione. La filiera istituzionale ci dà maggiore forza, ci dà maggiore autorevolezza, ci dà anche la possibilità di diventare autorevole anche nei confronti dell'Unione Europea, perché molto spesso questa Unione Europea non è un morto, però molto spesso noi ci presentiamo all'Unione Europea senza carte, senza documenti, con l'approssimazione, senza approfondire nulla. Siamo troppo approssimativi. Se noi invece costruiamo elementi di forza, costruiamo certezze, costruiamo elementi che ci danno anche la possibilità di difendere alcune questioni, io vi assicuro che anche in Europa noi le nostre battaglie le possiamo vincere. E quando parliamo che le risorse comunitarie non le abbiamo potute spendere perché l'Europa ce lo impedisce, questa è una autentica baggianata, perché l'Europa ti dice solo tu qual è l'obiettivo che puoi raggiungere: vuoi creare occupazione, vuoi investire sulle energie solari, vuoi fare delle biomasse, anche questo sarebbe un capitolo, stiamo chiudendo il decreto sul biometano e quindi l'impresa agricola, l'utilizzo dei sottoprodotti, dal pastaccio a tutti i sottoprodotti. Stiamo abbiamo fatto un decreto straordinario, lunedì al Consorzio Italiano del Biogas ci daranno pubblico riconoscimento sul lavoro che stiamo facendo,
perché tutte le grandi difficoltà che oggi un'azienda ha le stiamo facendo diventare opportunità. Dall'utilizzo dei sottoprodotti agli strumenti zootecnici li stiamo facendo diventare una grande occasione di produzione di energia, quindi anche incentivando le imprese. Quindi togliamo un problema e creiamo una grande opportunità anche dai problemi che oggi ci sono in azienda agricola. Non tutto è rose e fiori, io condivido quello che ha detto Mariana Ferro e che hanno detto tutti gli altri, però io una speranza la vorrei accendere, cioè a mio avviso la nostra responsabilità, questo governo che si è fatto carico, cioè di molto, lo capisco che molto spigoloso, molto spesso il Presidente del Consiglio ha un carattere spigoloso e molto spesso diventa difficile verso una struttura burocratica che è il nostro paese, che è molto spesso ingessato. Perché è ingessato veramente, quindi se una grande missione è data, questo governo ci sta credendo, lo facciamo con tanta determinazione, sappiamo che assieme, avendo soprattutto il concorso, il consenso da parte della gente, avendo le critiche e sapendo accettare anche le critiche ma trasformandole in fatti positivi, noi questa sfida la possiamo vincere. Io sono assolutamente fiducioso, d'altronde non sarei al governo se non credessi in questa sfida, se non credessi all'agricoltura, se non credessi alle tante cose che si sono fatte, perché poi le cose si fanno e magari qualcuno delle ricorda, perché l'agricoltura, la coltivazione di nocciole era una coltivazione abbandonata. Con un regolamento comunitario del PSR abbiamo risollevato più di 1500 ettari di nocciole e stasera ce n'è stato dato atto. Il pistacchio di fronte non esisteva e oggi è una realtà commerciale. Abbiamo preso anche tante di quelle cose che siamo riusciti a poter utilizzare. Sul vino, e voi mi dite quello che è stato fatto, quindi quando lo vogliamo le cose sappiamo anche fare. La sfida è difficile, io l'accetto, mi pare che ci sono però tante persone che oggi questa sfida l'hanno anche lanciata, il Presidente della Camera di Commercio che è in prima fila, sapendo che ci sono, quando pensa alle Camere di Commercio pensa alla mia battaglia sulle province, è come se parlassimo un mondo di soldi, cioè tutti pensavano alla posizione delle province. Era come se non si poteva parlare di altro. Quando io dicevo che era un errore pensare che era giusto ridurre il costo della politica, che era giusto ridurre il numero dei consiglieri provinciali, che era giusto ridurre il numero degli assessori, ma che non si poteva prescindere da un governo di area vasta che si occupasse di mobilità, di servizi, di tutto questo sembrava che parlassimo, cioè porta a porta mi invitava solamente quando annunciavo che le province stavano per essere sciolte. Io dicevo che le province invece potevano avere un futuro, nessuno mi ascoltava. In Sicilia abbiamo fatto una conferenza stampa dicendo che c'era un problema che riguardava il debito pubblico, c'era un problema che riguardava le funzioni, c'era una serie di problemi, nessuno vuole ostacolare nessuno, però alla fine ci siamo ritrovati in un punto esatto come siamo oggi. Quindi riformare sì, ma riformare con intelligenza, sapendo che ci sono molte sfide davanti a noi, soprattutto per le nuove generazioni che noi dobbiamo fare. Quindi un grazie Presidente, grazie che con la sua venerante età riesce ancora a mettere quella perché lo spiego veramente tanto, di maturità, di esperienza, di un'esperienza, però l'energia che mette è un'energia veramente che darebbe a tanti giovani, un vantaggio che sicuramente l'ho conosciuto direttamente nella buona, quindi molto pugnace, quindi so che questa sfida la vincerà non per la Camera di Commercio, ma la vincerà per le imprese di questo territorio. Grazie. Grazie. In perfetto ritardo rispetto all'orario previsto si conclude, io direi che volendo dire l'ultimissima cosa, forse si è fatta poca filosofia, si sono dette tante cose, ma direi che le problematiche sul sapere sono state esposte, è stata lanciata anche un progetto che per la Ragusa, non solo caso in tutta Italia, poi incontrerà una grande multinazionale come Google per provare a entrare in maniera concreta anche in questo senso. L'impegno, la presenza e le promesse del sottosegretario credo che siano l'esatto contrario della filosofia, ma ci siete voi e ci siamo anche noi da più girare. Grazie. Grazie. Voglio tanto sentire.